Ciao, come trattare le persone indecise? Quali sono le persone indecise? Beh, le persone indecise sono quelle che non ti danno stabilità, che non ti danno sicurezza, che sono indecise tra una situazione e l'altra, fondamentalmente. Quindi, oppure sono indecise se vale la pena avere una relazione o non vale la pena averla, tra l'essere liberi e l'essere impegnati comunque in qualche modo in una relazione. Le persone indecise sono destabilizzanti perché ti fanno vivere di fatto un rifiuto parziale, cioè una persona che ti dice no, di te non ne voglio sapere, diciamo da un certo punto di vista siamo strutturati a ricevere un rifiuto, siamo strutturati anche a ricevere un abbandono, perché la nostra vita è spesso fatta di rifiuti, di abbandoni, comunque è un qualcosa a cui siamo naturalmente preparati, anche alla morte siamo naturalmente preparati. Non siamo invece naturalmente preparati a vivere una situazione che non si sa bene esattamente cosa sia, perché questo alimenta la tua speranza, questo alimenta il fatto che tu speri sempre che le cose possano cambiare, quindi vai di fatto a dare energia ancora di più all'altra persona, vai ad alimentare ancora di più l'altra persona di aspettative, di energia, e questo destruttura la tua parte logico-razionale e fa sì che tenderai a coinvolgerti, fa sì che tenderai a innamorarti proprio della persona sbagliata, della persona che ti dà rifiuto, della persona che non ti dà sicurezza, che non ti dà stabilità. Ti innamori dell'indecisione, ti innamori del dubbio, del pathos che ti fa vivere l'indecisione. E questo è un qualcosa che tutti noi dobbiamo rendercene conto. Nel momento in cui abbiamo a che fare con una persona indecisa, dobbiamo sapere che è probabile che questa persona in qualche modo possa coinvolgerci. Allora dobbiamo mettere in atto i meccanismi di difesa, che non vuol dire rinunciare alla situazione, ma vuol dire assecondare la situazione, fare finta che, in modo tale che l'altra persona si senta tranquilla, cioè senta che nonostante lui è indeciso, noi comunque siamo talmente coinvolti che accettiamo questa situazione. Nel momento in cui è tranquillo che accettiamo questa situazione, zac, deve scattare una molla per cui inizieremo ad allontanarci, inizieremo a essere noi indecisi, a non essere più sicuri, ad allontanarci, ma non nelle parole, ma nei fatti. No, questa sera guardo un impegno, proprio non riesco, mi hanno chiamato dei colleghi per una cena improvvisa, viene anche, che ne so, e ti inventi qualcuno che potrebbe essere un antagonista o un antagonista. E in questo caso, allora, destrutturi la situazione ed è probabile che il tutto si ribalti. È probabile che la persona che prima non voleva, diciamo, avere una relazione stabile con te, si decida per averla, ma a quel punto lì allora tu puoi condurre il gioco, a quel punto lì allora sarai tu che detterai le regole. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!